apprezzato molto queste sue riflessioni. Negative, sì, insomma, ci lascia un po' di angoscia dentro, no? Questa relazione, no? E soprattutto credo agli insegnanti, perché appunto, no? No, perché siete in prima fila, perché rispetto ai problemi, no, che ha, sapete benissimo che siete in prima fila, nel senso che purtroppo oggi quelle agenzie di memoria non trasmettono memoria, non trasmettono più niente, quindi io non so se tu hai letto quell'editoriale qualche giorno fa di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, in cui appunto andava alle radici dell'illegalità in questo paese, no? Che tirava in ballo pesantemente la scuola e i comportamenti scolastici dei ragazzi e quindi di fatto l'assenza poi, no, delle famiglie, per cui dice in questo paese comincia ad essere fin da piccolo, no, una quasi abitudine non rispettare le regole, non fare più. Ecco, benissimo. Io veramente ti ringrazio, Roberto, perché non è stata una relazione negativa, è stata una relazione che ha messo a fuoco alcuni problemi, no, seri, in modo originale e in modo veramente, secondo il mio punto di vista, molto stimolante. Per cui io dico, ecco, dimmi tu. Fare una domanda? Certo, infatti adesso io dicevo a voi la... Democraticamente. Ma quanto tempo? No, sì. No, mi viene in mente una domanda, no? Cioè, siccome il professor Gatti ha parlato di questi dei tre principi, diciamo, delle tre connotazioni principali, no? Attraverso cui si valuta la presenza o l'assenza di democrazia, no? Mi sembra di capire che noi da questo punto di vista, diciamo, qualche domanda ce la dovremmo fare. Allora, da un lato mi sembra di capire che viene meno un po' quella parte di libertà, no? Legata alla sfera politica e quindi alla cittadinanza, e di questi giorni ad esempio mi domandavo se il delitto perfetto è quello che si compie quando il Presidente del Consiglio invita a non andare a votare a un referendum che dovrebbe essere la massima espressione, no, di questo diritto qua, forse se vogliamo ancora di più delle elezioni politiche, perché in un referendum veniamo coinvolti proprio come cittadini al di là della posizione politica, e questo è un aspetto. Dall'altro, nell'agenda politica, diciamo, non c'è o comunque non se ne parla degli aspetti legati appunto a tutti quegli altri fattori che faceva lei riferimento prima, che rientrano nella sfera del vivere comune. E dall'altro mi sembra di capire che sempre di più questa crisi della democrazia è una crisi che nasce anche dal fatto che sempre di più un governo sovranazionale che si sta imponendo a livello globale è quello della finanza, e quindi stiamo perdendo sovranità politica in favore di una sovranità extraterritoriale del tutto economica e quindi finanziaria. E mi domandavo se in questo momento ci sono, diciamo, degli scenari che qualcuno sta teorizzando rispetto a questa nuova fase, perché sicuramente non lo so, però è molto diciamo, difficile che si vada verso nuovi totalitarismi come quelli che abbiamo visto nel Novecento, quantomeno in Europa, ma verso nuove forme di totalitarismo, di dittatura soft, ci stiamo andando, forse già ci siamo, quindi non lo so, mi faceva piacere avere da lei una riflessione sul momento e sulla tendenza, no, di questa crisi che non è più evidentemente solo democratica da un punto di vista politico, no? Veramente politico, come siamo stati abituati finora a ragionare sulla democrazia. Aspettiamo se c'è ancora qualche altra domanda. Ce n'è un'altra, poi però desideravo che approfondisse il concetto di efficienza, siccome la mia formazione economica sono abituato, diciamo, ad interpretarlo in maniera positiva. Nel suo caso, quando si parla di efficienza, diciamo, democratica, se ho capito bene, diciamo, la sua lettura era in senso negativo, cioè nel senso che è una lettura tecnicistica forse che viene data quando soprattutto si parla solo di normative e di aspetti giuridici essenziali più che di principi. Volevo approfondire anche questo aspetto.
discorso che io, lei quindi ha fatto questa lucidissima analisi che io condivido, diciamo così, in toto, però volevo, se è possibile, che lei ci desse qualche lume su quello che già sta accadendo nella società italiana. Cioè questa crisi della partecipazione non è che è lì, ma ha già dato, sta già producendo delle forme alternative di partecipazione. E lo vediamo. Lo vediamo. Ora, il rischio che lei ha detto, giusto, è quello della dittatura della massa, perché quel rischio, se andiamo a prendere per buone basta altre forme di partecipazione. Però, fermo restando che sui valori fondanti nulla questo, è anche da dire che quello che ci ha consegnato la Costituzione, quello che ci hanno consegnato i padri costituenti nell'organizzazione dello Stato, e cioè il principio della politica, oggi fa ridere. Oggi fa ridere dire a un cittadino che la politica è quanto di più alto ci possa essere, quello smetta di dire. E allora, il fenomeno è già, cioè già la società sta elaborando degli anticorpi. Però su questi anticorpi bisogna vigilare, bisogna che qualcuno dica cosa rischiamo con questi anticorpi, perché se fosse possibile ritornare ad una rappresentatività credibile, ma oggi non la vedo questa forma di rappresentatività credibile. Ecco, questo, grazie. No, io ho fatto un'osservazione più di una domanda che dovrebbe portare un po' di ottimismo, diciamo. Ed è una cosa che ho notato in questi ultimissimi anni proprio a scuola, insegno in una scuola media. E c'è stato un grande cambiamento nei ragazzi, che sono passati da ragazzi che ricordo alcuni anni fa completamente appiattiti sul telefonino, le scarpe, l'abito, eccetera, eccetera. E ragazzi che cominciano ad avere una consapevolezza diversa adesso, purtroppo acquisita dolorosamente, nel momento in cui un genitore o tutti e due i genitori hanno perso il lavoro, sono dovuti andare a lavorare all'estero, diventa un problema anche mettere insieme i soldi per fare la gita scolastica. Io ho visto che da un paio d'anni a questa parte molti ragazzi cominciano a interrogarsi su che cosa è successo finora, su che cosa succederà in futuro e su che cosa possono fare loro. E questo mi sembra una cosa meravigliosa. Grazie. Ci sono altre domande? Beh, allora facciamo questo primo giro di risposte, faccio anche io la domanda, ma la faccio un secondo. Va bene, io vi ringrazio intanto delle cose che avete sollevato, però risponderò in maniera sintetica perché l'ho fatta lunga prima. Quanto alla questione sollevata, non ho sentito i nomi, quindi rispondo indicata. Io credo che qui siamo di fronte al problema che, insomma, bisogna pur dirlo, sebbene per un po' di tempo sembra che il nome sia stato quasi in pronuncia, che Marx aveva intuito con estrema lucidità, e cioè che potremmo definire la subordinazione totale dell'economia alla politica, della politica all'economia, che ha assunto però, ma Marx aveva già scritto questo nei Grundrisse, che sta assumendo una proporzione globale, non una proporzione che si, non un'espansione soltanto nazionale o che riguarda, sta assumendo l'aspetto di un fenomeno globale che non ha alternative. Cioè l'economia governa molto di più la politica di quanto la politica riesca a governare l'economia. Guardate come tutte le sere, noi lo facciamo guardando la televisione, no? Ma voi pensate che i politici non aspettano di sapere quello che è successo in borsa per poi regolare alcune delle loro politiche, no? Perché quelli diventano messaggi profondamente politici, anche se provengono. Ora, questo rapporto tra politica ed economia, come si va configurando oggi, mi pare che sia proprio il segno distintivo della globalizzazione, che poteva essere diversa, ma non lo è stata. E poi, ecco, diciamo economia, dobbiamo forse precisare, qui si
tratta della finanza, qui si tratta della finanza, perché anche il rapporto tra finanza e mondo produttivo, come sappiamo, è un rapporto spesso di tensione, è un rapporto, quindi vanno esaminati anche i soggetti di questo problema, di questa dinamica, perché tra finanza e mondo produttivo le cose non sono così tranquille e miranti agli stessi scopi. È la finanza che sta introducendo, questo l'aveva intuito molto bene Hannah Arendt nel suo libro Vita Attiva, il venir in primo piano della ricchezza astratta, tipica della finanza, che distrugge il mondo comune nel quale abitiamo. Perché il mondo comune che viene prodotto dalle imprese, dall'artigiano, e che in qualche modo ci unisce e fa sì che viviamo insieme usando questo mondo comune fatto di cose, scompare divorato da questa astrazione del denaro fine a se stesso, cioè del consumo, che non ci lascia in mano niente e che dissolve letteralmente le basi concrete della vita quotidiana. Questo mi sembra il fenomeno. Come si torna indietro da questo fenomeno, magari a saperlo. Normalmente le analisi in questa direzione sono tutte analisi molto, per quelle che le conosco io, molto esigenziali, dovremmo fare così, si dovrebbe. Però ciò che non vediamo, credo, no? Un po' tutti, è la politica degli stati muoversi in questa direzione. Guardate quello che sta succedendo in Europa, che è l'esempio tipico di come rapporto Germania-Grecia, tanto per fare un esempio di quelli proprio, no? Ma anche Germania-Italia, o anche quella sembra una scenetta in cui Hollande va in Egitto mentre noi ci abbiamo da risolvere il caso e fa un contratto di 1 miliardo, non mi ricordo di quanto, con quelli con cui noi stiamo cercando di combattere questa cosa. Cioè, uno Stato veramente organizzato in maniera federale o cioè in Italia, non so. E quindi non c'è soltanto allora l'economia, la finanza innanzitutto, ma c'è il fatto che, come ha scritto, io non ho grandissima simpatia anche perché capisco metà di quello che scrive, ma per Emanuele Severino, però Emanuele Severino ha detto in un libro parecchio, ad un certo livello la corruzione diventa necessaria. Quando la finanza assume questa dimensione, la corruzione diventa necessaria, perché diventa lo strumento attraverso il quale gli affari vengono in qualche modo gestiti, vengono in qualche... Ecco, questo credo sia... Viviamo in un mondo sempre più astratto, del quale non tocchiamo più i beni, ma soltanto questo processo. E come si possa tornare indietro? Ovviamente non potete chiederlo a me perché non saprei che dire. Noi sentiamo però tutti, credo, proviamo a partire da qui, sentiamo però tutti l'esigenza che la politica ritorni a governare l'economia. Penso alle esperienze no profit, penso alle esperienze del privato sociale, penso a tutte queste esperienze che stanno germogliando ormai da anni nella società civile. Quindi la prima indicazione potrebbe essere che è la società civile il luogo da cui ripartire. Penso alla partecipazione delle imprese, penso alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche, penso a tutte quelle cose che non esistono più, ma che fanno riferimento a soggetti diversi. Ecco, dove abbiamo messo le tematiche della partecipazione dei lavoratori al governo delle imprese, della partecipazione in luoghi dove la partecipazione non è mai esistita come l'amministrazione pubblica, dove è esistita ma è stata inutile, come la scuola, l'università. Non so se un modo per riappropriarsi in qualche modo di contenuti concreti della vita di ogni giorno, e quindi per rendere meno astratti questi processi, non sia ripartire dalla società civile e da quei anticorpi che certo ci interrogano quanto alle loro forme, modalità di manifestazione qualche volta, no? E che però ci dicono anche di un disagio che va anche in questo caso interpretato, mediato. Chi lo interpreta, chi lo media? Nella crisi dei partiti il problema è grande, perché forse anche qui andrebbe creato
cioè da cittadini che in qualche modo cominciano a riconoscersi intorno a formazioni che non sono più quelle tradizionali, ma sembra quasi utopia, è un'utopia tentata, non so con quanto successo, dai 5 Stelle, è un'utopia che da altre parti non vedo, ma credo in questo, ecco, se posso mettere un elemento positivo almeno, credo che i luoghi della politica per un verso si stanno dislocando soffocati dall'economia, però è anche vero che si stanno dislocando in maniera che giudicherei più positiva in movimenti alternativi che pur nella loro debolezza strutturale, talvolta anche culturale, però ci indicano un'esigenza che dal mondo della scuola, dal mondo della cultura, dall'università, quello che volete voi, andrebbero ascoltati per evitare magari derive che non vorremmo scoppiassero, che una volta sulle derive violente. Qui c'è un ruolo che gli intellettuali, bruttissimo termine, che gli intellettuali dovrebbero giocare. In Italia specialmente, ma non solo in Italia, questa mediazione che il mondo della cultura dovrebbe effettuare, io credo, chi lo fa se non, no? Dico il mondo della cultura, i filosofi, ma proprio il mondo della cultura nella sua grande complessità, dagli scienziati, perché soltanto loro credo siano in grado di far capire questi processi, di innalzare il livello di informazione e formazione di questi movimenti che pure esistono, di ridare fiato ad una società civile che non ha quasi più organi di informazione attendibili. Perché voi credete che quello che ascoltate a Sky, News 24, Rai 1, Rai 2, Rai 3 corrisponde a quello che succede nel mondo? Corrisponde alle veline che arrivano e che vengono filtrate dagli uffici stampa. Quindi è un lavoro nel quale la sfera culturale dovrebbe essere, come dire, coinvolta al massimo grado. Purtroppo spesso non avviene così. Questo sinceramente non saprei che fare, insomma. Ho cercato di fare un atto di testimonianza abbandonando l'università in maniera piuttosto prepotente, ma non è che c'è una granché, insomma, mi sono più che altro sfogato, che ne potevo più, insomma. E Mario Tosti, che ha molto più coraggio di me, è rimasto. E, no, non ho voluto dire niente contro le deficienze, cioè ho voluto dire soltanto che non possiamo misurare un regime politico con i criteri che non sono specificamente i suoi. Cioè la democrazia non chiede di essere legittimata innanzitutto e dal punto di vista della sua maggiore efficienza rispetto ad altre forme di governo. Perché sappiamo benissimo che altre forme di governo sono più efficienti nel senso di più rapide a rispondere e a risolvere, a decidere, no? Arrivare a un difficile momento che è la decisione. Ma la democrazia non si legittima su questa base, si legittima sulla base di un rapporto complesso tra, come dire, ragione pubblica e decisione. La decisione dovrebbe emergere, come cercavo di dire, da un processo di ascolto della società civile, di interscambio e così via, e quindi ne viene in mezzo anche la qualità dei mass media, tante altre cose, l'utilizzazione della rete, e decidere sulla base. La democrazia ci mette molto di più a decidere, è lenta nel decidere. Ciò che bilancia questo è che la decisione, almeno tendenzialmente, dovrebbe rispecchiare gli orientamenti dell'opinione pubblica. Cioè che dovremmo essere, come dicevo, sottoposti soltanto a quelle leggi, chiamati ad obbedire soltanto a quelle leggi, alle quali in qualche modo abbiamo dato. Pensate alle potenzialità della rete. Ma porca miseria, ma è possibile che la rete si riduce a Facebook, a Twitter? Ma pensate se veramente la rete potesse essere gestita avendo queste esigenze. Ma naturalmente i gestori della rete hanno tutt'altro per il testo, no? Perché sono quei gruppi che dicevamo prima. Questo è il dramma, è che abbiamo un potenziale di formazione, di informazione e di cultura enorme che nessuna civiltà ha posseduto, nessuna, ma lo stiamo sfruttando al livello più basso possibile, tant'è vero che credo che forse una società così ignorante non è esistita dal punto di vista almeno delle cose, cioè preparatissima dal punto di vista tecnico, i giovani lo sono, ma molto meno preparata dal punto di vista che una volta chiamavamo
Ecco, se stacchiamo questi due poli non usciamo. Ma anche l'informazione che avrete, infatti, ha subito un deperimento, sia formale che di contenuto. Cioè l'informazione è proprio nel senso... Scusate, voi capite qualcosa quando ascoltate telegiornali? Cioè capite qualcosa di quello che veramente sta succedendo? Quasi tutti noi diciamo sì, vabbè, adesso però dici quello che motiva questa decisione, quello che sta dietro al casino della banca. Questo vorremmo sapere, non che la guidi come guidi la ministra. Che si sentiva come lo scendiletto del fidanzato, non ce ne frega niente, saranno stati i loro giochetti erotici, ma quello che ci interessa sapere sono i reali moventi che, e questi non ci dice nessuno. Anche le trasmissioni più radicali spesso finiscono in butad che non sono poi, ecco, un giornalismo sobrio, un giornalismo che sappia almeno indicare quali sono. Questo già sarebbe tanto, ma sfruttare la rete per informare in maniera più corretta, mica dico tanto, più corretta anche i giovani, più ecco, teoricamente sarebbe semplice, di fatto non avviene. Quindi per carità, nessuna valutazione dell'efficienza, cioè, l'ordine delle priorità della democrazia vede l'efficienza non al primo posto, ma non è che non sia efficiente per principio. È efficiente sulla base del consenso. Il consenso ci vuole tutto. Ma per il consenso ci vuole tempo, ci vuole un meccanismo di revisione, ci vuole un meccanismo. Ogni meccanismo di semplificazione in democrazia, adesso azzardo qualcosa di me, ogni meccanismo di semplificazione della complessità della democrazia è pericoloso. Perché la democrazia di per sé è complessa, è la forma di governo più adatta per una società complessa. Se la vogliamo semplificare, rischiamo di ridurre margini di democrazia. Sui giovani positivi, l'hanno notato così, sui giovani positivi sono molto contento di sentire tutto questo, perché da parte l'ho sperimentato anch'io per tanto tempo. Però rimando dell'idea, che sarà sbagliata per carità, che la grande parte non è così. Cioè che la massa critica è ancora orientata in una maniera fortemente depoliticizzata, individualizzata, forse un po' superficiale, certamente anche perché subisce la pressione di una gioventù senza futuro. Ma vi rendete conto una politica che sacrifica una generazione? Ma a me mi viene, a me mi viene quasi da dire, esagerando, che questa è una nuova forma dell'olocausto. Perché qui noi stiamo praticamente uccidendo una generazione che non ha lavoro, non ha prospettive, non sa quello che ha davanti, ma se ce l'ha sa che al massimo ha un contratto di un anno. Se riesce ad avere un contratto indeterminato ce l'ha a livelli bassissimi. Come vedono la vita questi qua? Quindi non è un attacco, per carità. È un tentativo di capire la generazione che è stata letteralmente sacrificata da una politica che non sente questa esigenza come priorità. Perché oggettivamente in quella logica non lo è. Perché conviene molto di più sfruttare gli immigrati. Cioè, se riduciamo le cose a termini anche un po' banali, se vogliamo, costano meno. Se qualcuno muore non ci fa caso nessuno. Eccetera, eccetera, lavorano di più perché sono in condizioni che sono quelle che sono, e perché dovrei andare a occuparmi di questo 46% di giovani disoccupati che tanto hanno le famiglie che li mantengono, no? Secondo la retorica un po' così. Guardate che c'è una crudeltà in questo modo di ragionare, che è terribile, che fa poi contrasto con le dichiarazioni pubbliche in cui si dice che la disoccupazione è arrivato un dato dell'Istat che è diminuita dello 0,01%. Questo è quello che è il cinismo politico che veramente fa rabbia. Adesso ho detto l'olocausto, ma questa è una forma comunque di sacrificio di una generazione. Questi non vengono sfumati per i cammini, però in qualche modo si girano le dita per tanti anni, e quando arriveranno alla nostra età, insomma, a
avranno in mano, non so cosa. Cosa avrà durato la società? Cioè cosa la società avrà permesso che cambia? Queste forme di anomia sono terribili. Molti di noi, insomma, le vivono anche io con la verità, e credo che sia il volto demoniaco del potere globalizzato. Che siccome c'è una dicotomia che democrazia a tempi lunghi e invece una società moderna che sono tempi brevissimi, internet, le crisi economiche che nel giro di qualche nanosecondo fanno crollare economie degli stati, mandano milioni di persone nella disperazione, probabilmente il problema, la crisi che noi stiamo vivendo adesso è una crisi legata al fatto che abbiamo delle forme di governo che non sono più all'altezza di un mondo che diciamo è sottoposto a delle logiche completamente diverse, con dei tempi e delle dinamiche, degli strumenti completamente diversi rispetto a quelle, alla democrazia così come è stata come dire, sperimentata in tutto questo tempo. A me preoccupa il fatto che soprattutto la politica non c'è più. Cioè quasi a dire che non si tratta più adesso di un conflitto tra politica e finanza, perché la politica come soggetto decisionale quasi non ha più potere decisionale. Se guardiamo quello che succede in Europa, qual è il filo che ci consente di riconnettere in unità quello che sta succedendo? Che i politici vanno da banchieri per sapere cosa devono fare, o quello che possono o non possono fare, ho detto in maniera, mi scuso molto, ma la stanchezza qualche volta fa dire anche cose un po' così. Però la realtà nuda e cruda è che c'è una forte dipendenza di ogni processo decisionale da questi gruppi di soggetti che, ripeto, non sono qualcosa di unitario, all'interno dei quali c'è una forte dialettica, soprattutto tra il mondo della finanza e il mondo produttivo, per cui stiamo andando verso un mondo sempre più astratto, sempre più processuale, dove niente si ferma, dove niente si arresta, dove il consumo mangia consumo e e dentro tutto questo maturano poi crisi che sono quelle che abbiamo detto, si cerca manodopera a basso prezzo, perché la concorrenza impone questo, si abbandonano nazioni intere al loro destino. Questo, guardate, è una cosa terrificante. Ma questi sono gli effetti della globalizzazione? Di questa globalizzazione, perché nessuno comanda che questa fosse una globalizzazione. Nessuno. Hanno posto, come dice il sistema, che noi abbiamo gli effetti, stiamo rubando gli effetti. Sì, che il discorso di immigrazione quindi ci risponde anche a questo. Risponde. Cioè, la caduta in basso dei diritti dei lavoratori, la caduta dei salari, tutto quanto. Questa è una. Esistono tanti libri su questo, alcuni appunto teorizzano che questa è, non è la globalizzazione, è una forma possibile della globalizzazione che stiamo subendo. Io però sono ancora in attesa di vedere quale potrebbe essere l'altra, perché sinceramente faccio un po' fatica a pensare a questo. Posso? Sì, scusa. No, ma era perché si inserisce bene su questo argomento che hai toccato più volte. In effetti, da quando, diciamo, alla fine degli anni Ottanta, no, è scoppiato un po' tutto questo sul movimento collato il blocco comunista, no, c'è stato, come dire, una sorta di trionfo della dottrina liberale capitalistica, quindi tutto un sistema che è stato, diciamo, rotto rispetto alla storia, rispetto alla tradizione, e io penso che la globalizzazione è stata quella che tu dici, negativa, perché è mancato un protagonista di questa globalizzazione, cioè il vecchio continente. L'Europa è assente rispetto a questo, è stata assente l'Europa politica, non questa Europa che si sta sgretolando rispetto alle prime pressioni politiche, no, che arrivano e che non riguardano il sistema economico. Cioè, rispetto appunto all'immigrazione, cioè, rischia di rimettere i muri, recinti, filospinati, cioè torniamo indietro.
i padri costituenti dell'Unione Europea avevano ideato un percorso che avrebbe portato a che gli stati europei lentamente, oltre al sistema economico, rinunciassero a una parte della loro sovranità, no? E che quindi forse il vecchio continente, con quei valori che tu dicevi, perché quei valori che tu dicevi di costituzione costituzionale liberale e democratica, la Cicula, se hai ritrovato Locke, no? Kant, è l'Europa. Cioè, possiamo discutere, non c'è stata una classe dirigente all'altezza, no? Però di fatto l'Europa non ha risposto all'appello nel momento in cui ci sono stati questi segnali, e se non risponde all'appello la patria, la culla di questo sistema, è chiaro che ci si pone un problema enorme, che io non so come andrà a finire, perché ripeto, questa spinta politica o si affronta, no, insieme con una, appunto, gestione, ma se ogni Stato, no, l'Austria alza filo spinati, noi rispondiamo, ci dicono ma ce ne avete ancora pochi, l'Europa non ha più senso, finisce. E seconda osservazione, dice, ma come mai, no, la potenzialità dei mezzi di comunicazione non viene utilizzata per la diffusione della cultura? Sono d'accordo con te, oggi siamo di fronte, secondo me, ai giovani più ignoranti, nel senso... ignoranti, no, rispetto ai mezzi che hanno, non ma anche rispetto a noi, scusa, ma veramente io volevo dire, rimango adibito all'università, insegno in un corso al primo dopo la scuola secondaria, insomma c'è una spiegazione talvolta dei termini, delle parole che non comprendono, cioè delle parole in italiano che non comprendono nei manuali, nelle cose, quindi insomma c'è. Però lasciamo stare, non è che voglio responsabilizzare, no, la scuola, perché poi anche all'università, cioè, non è che escono, che sono sti genti, no? Il problema è proprio, secondo me, volontario. Cioè, perché questi mezzi di informazione nuovi, questa tecnologia non viene usata per diffondere cultura? Perché sappiamo benissimo, la storia ce lo insegna, la cultura è la leva che scardina i sistemi. Le rivoluzioni non sono mai... e comunque, come dire, in parte, no, sono per ragioni economiche, ma hanno sempre dietro la mola, la spinta è culturale, no? E quindi di fatto, secondo me, c'è proprio una, come dire, una volontaria, no, utilizzo di questi potenziali enormi, no, di diffusione di cultura e di idee, ma messi quasi diciamo controllati, messi non a tacere, ma insomma non utilizzati fino in fondo, perché c'è la consapevolezza che la cultura potrebbe veramente essere, se diffusa, no, se potrebbe essere la leva che di fatto rompe, no, il meccanismo. Un'ultimissima cosa, poi dopo, ecco, sulla questione, torno sulla Costituzione, perché tu hai fatto un paio di passaggi secondo me molto importanti. L'Europa esce dai totalitarismi, in Italia in particolare 20 anni molto duri, a un certo punto quello che tu dicevi, no, la democrazia, i controlli, no? Ecco, perché si era capito che anche, no, nei regimi liberali, con anche i totalitarismi, con il consenso delle masse, con l'approvazione delle masse, potevano andare a finire in un certo modo. I padri costituenti si trovarono di fronte a questo problema: chi controlla? E gli unici strumenti, gli unici, diciamo, protagonisti, gli unici che potevano in qualche modo, no, essere all'altezza di questo controllo erano i partiti. Scoppola scrisse un bellissimo libro, La Repubblica dei Partiti, no? Però da questo non puoi negare che cosa è derivato. È derivato poi la diffusione nella pubblica amministrazione, nelle aziende, dei partiti. Partitocrazia. Allora, questa è la seconda parte della Costituzione, però, no? Prima lasciamo stare. Quando appunto si dice efficienza, si dice, no, che effettivamente va bene che è, magari mettiamolo all'ultimo stadio, no, dei valori della democrazia, perché la democrazia implica mediazione, implica coinvolgimento, eccetera. Però comunque oggi un po' di efficienza la devi avere, perché rispetto a quei processi finanziari. Allora io dico e ti chiedo, queste motivazioni
sono valide o meno per mettere le mani sulla seconda parte della Costituzione? Cioè, per riformare la Costituzione rispetto, ripeto, ad un assetto costituzionale di stampo ottocentesco, con quei controlli che tu dicevi, in cui è affidata sostanzialmente ai partiti, tranne delle modifiche che sono state fatte, il controllo, ma che non risponde più, secondo me, no, a qualche esigenza attuale. Poi c'è, sì, c'è Luisa. Casualmente poi mi riaggancio all'intervento, a quest'ultimo intervento, e vorrei tornare un attimo sulla Costituzione, su quelle che sono poi le radici della Costituzione, perché per quanto riguarda la prima parte della Costituzione della Repubblica siamo nella fase finale di quello che è nato dalla Rivoluzione francese e poi da tutta la storia dell'Ottocento. La Costituzione repubblicana in alcuni punti è impressionantemente identica alla Costituzione della Repubblica Romana del 1848, e quindi c'è un ricollegamento 49, sì. C'è un nesso tra queste due fasi, e in più nasce, io credo, nel periodo più alto rappresentato da quelli che sono le ideologie storiche, da una parte il liberalismo storico, non il liberalismo della globalizzazione, il marxismo, il cattolicesimo democratico, che sono le ideologie che in quell'epoca erano rappresentative di gran parte del pensiero anche di massa. Ricordiamo tutti che alle elezioni del 47-48 comunisti, socialisti e democristiani raccoglievano insieme l'80% abbondante dei voti in questo paese, e una situazione abbastanza simile si aveva con le socialdemocrazie del nord Europa o con i partiti comunisti francese o greco, eccetera, anche in quasi tutta l'Europa continentale dove vigevano regimi democratici. E in realtà era passato poco tempo, cioè quello che secondo me si trascura sempre in questo, nei dibattiti sulla democrazia, sulla libertà, sui corpi intermedi, eccetera, è che stiamo parlando di una storia estremamente compressa. I partiti politici nascono sostanzialmente alla fine dell'Ottocento, come partiti di massa, aventi anche una rappresentanza in un semisuffragio universale, e si sviluppano nella seconda metà del Novecento, fino più o meno alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Credo che, cioè una cosa che secondo me è importante riuscire a capire, come ha detto anche il professore, nella crisi delle ideologie che ha provocato l'abbattimento dei partiti storici, quali possono essere in prospettiva corpi intermedi che rivitalizzino la democrazia? Perché mi sembra che poi il punto fondamentale sia: la democrazia esiste se esistono dei corpi intermedi tra l'elettorato, il popolo, la gente, come la vogliamo chiamare, e le istituzioni. A me sembra, e su questo non sono un pessimista, che ci sia invece un'estrema vitalità, sia pure frantumata, all'interno della società, non solo gruppi ma anche singoli, una richiesta culturale che comunque cerca e trova qualche volta dei referenti. Penso a tutto il dibattito che c'è stato sull'Occupy Wall Street, il dibattito sulla globalizzazione degli inizi degli anni 2000, in parte ancora l'ambientalismo e quindi la ricerca di uno sviluppo sostenibile. Credo che forse il pensiero dovrebbe essere, a partire dalla scuola e a salire, quello di individuare la possibilità di creare corpi intermedi che sostituiscano i partiti, che ormai non sono più in grado di, diciamo, non organizzare il consenso, garantire un dibattito democraticamente accettabile e diventare politica. Perché, come si è detto spesso, mi pare, in questo dibattito, quello che manca in questa fase è la politica, è capacità di immaginare un mondo, che è quello poi che si immaginava alla fine del secondo conflitto mondiale. Cioè immaginare un mondo diverso e migliore, e che comunque ha garantito in Europa, bene o male, una settantina d'anni di sostanziale pace, cosa mai vista dai tempi d'Augusto, peraltro. Mi pare sì, direi facciamo replicare a Roberto Gatti, poi ci facciamo 10 minuti di pausa.
e poi riprendiamo con il professor Martelli. No, quello che il professor Tosti diceva, di quello che il professor Tosti diceva, quello che Mario diceva, mi ha colpito soprattutto quella parte della rivendicazione della responsabilità della cultura. Questo è il punto, anche se ho provato anche a dirlo, nodale, perché in un'assenza che ormai è palese a tutti, no? Degli organi tradizionali di mediazione, sindacati, partiti, associazioni, ci dovrebbe essere quella che a suo tempo ci fu, in realtà, a tempo dell'Assemblea Costituente ci fu, una sorta di stagione neocostituente in cui il ceto intellettuale, chiamiamolo così, gioca un ruolo, io direi anche al di là delle divisioni che possono attraversare, perché dovrebbe essere un ruolo giocato a partire dai principi della Costituzione, che è un po' la base morale, giuridica, politica della seconda violenza. E allora ci fu perché furono tantissimi gli intellettuali di grande rilievo impegnati in Assemblea Costituente, forse meglio di un intellettuale allora uscito dal fascismo, quasi tutti. Oggi, a mio avviso, è una stagione propizia, ma per altri versi contraria, al ricostituirsi degli uomini di cultura, di studio, di cose insomma, in difesa dei principi costituzionali. Ora, rispetto a tutto questo, quello che è veramente preoccupante è che i principi costituzionali tendono a non essere più un elemento comune. Questo che un po' cercavo anche prima, no? Questo mi sembra che sia il punto in cui una società si avvicina a baratro, cioè o comunque a un futuro estremamente incerto, dove ogni giorno ci reggiamo, ci appoggiamo dove possiamo, però non c'è. E questo forse rende anche comprensibile perché è difficile trovare. Gli intellettuali italiani oggi sono quei pochi, che sono molto sparsi. Cioè ognuno parla per sé, si sente che non c'è quell'atmosfera che allora c'era. Questa dissipazione non sarebbe difficile da analizzare in particolare, però certamente c'è una responsabilità fondamentale che fa capo alla scuola, all'università e ai vari programmi e alle ragioni in qualche modo dell'economia oggi. L'accantonamento progressivo delle discipline umanistiche. A tutto vantaggio di quelle scientifiche. Sì. Il che per sé. Perché appunto la ricerca applicata produce progresso e va immediatamente spesa. Oh, invece quest'altra. Nessuna idea di fare la solita contrapposizione che fa un po' ridere tra scienze. Però è anche una realtà che si vive quotidianamente, che noi viviamo quotidianamente in università, quella della enorme differenza tra i finanziamenti che vanno alla ricerca applicata, chiamiamola così, e quelli che vanno alla ricerca umanistica, chiamiamola così. C'è una tale differenza che è pressoché incommensurabile. E questo incide. E questo può essere un motivo. Altri motivi probabilmente sono quelli che gli intellettuali italiani sono un po' tutti gli eredi di Machiavelli, no? C'hanno una tremenda tendenza andare fare l'intellettuale organico, Gramsci lo salveremo, però però comunque l'intellettuale organico con quel senso. Io direi andare al potere, ecco, lo direi in maniera un po' diversa. Io ho anche un'altra spiegazione. Che c'è innanzitutto per quanto riguarda, diciamo, gli intellettuali, i professori universitari, ma io credo anche i docenti, un non riconoscimento del ruolo sociale che hanno. Cioè, sostanzialmente c'è, come dire, una caduta nella piramide sociale e quindi di fatto è più difficile perché i soldi, il parametro, come dire, del benessere di fatto no. Per quanto riguarda gli intellettuali, secondo me l'intellettuale non è colui che
che fa lezione all'università, capito? L'intellettuale è, e oggi il problema è che purtroppo alcuni, come dici te, forse la maggior parte, sono molto sensibili e quindi si schierano e passano da un regime all'altro, quindi diventano giullari del potere e non intellettuali. Altri, come dire, il metodo di comunicazione è cambiato, cioè basta un passaggio in televisione, no, di una persona, vale più di mille libri che scrivi, lo sai benissimo. No, io vedo insomma in televisione programmi di storia, ma va Bruno Vespa, va Paolo Mieli, va, cioè non c'è un collega, o raramente, che ecco. Allora c'è anche forse da parte degli intellettuali, tra virgolette, una riflessione su come comunicare. Cioè molti di noi, io a cominciare da Facebook e Twitter, manco sanno che è, e invece secondo me dovremmo cominciare, no, ad entrarci, perché è lì che i giovani poi e non leggono i libri che scrivi. Non leggono i libri che scrivi, ma devi essere così bravo da sintetizzare in una battuta, in tre righe, no, qualcosa di profondo, qualcosa di che li spinga a riflettere. Non è facile. Fare l'intellettuale oggi non è facile. Non so, forse sono stato un po' confuso, però. No, ma non sai, capito quello che ti volevo dire? Rispetto a queste difficoltà, alcuni si tirano indietro. Ecco. Non introduciamo cose. Non mi sono tirato indietro. No, vabbè, nel senso. Ho deciso di fare più intellettuale fuori da quel macello che è l'università italiana. No, volevo aggiungere però una cosa con la questione là. Gli intellettuali italiani vanno molto spesso, storicamente, ma sono soltanto loro in qualche modo, alla corte del potere, ma la corte del potere oggi è cambiata. Non è più la politica, ma l'economia e la finanza. E questo crea un rapporto molto più pericoloso, molto più pericoloso, perché lì tutte le mediazioni che la politica ancora consentiva non te le consentono più. Io fai quello che tu vuoi, quindi su questo potremmo discutere tanto, ma credo che ci sia questa afasia degli intellettuali. L'altra cosa su cui non ero tanto d'accordo invece era la questione del controllo. La questione del controllo certo va esercitata attraverso quelli che sono gli strumenti anche a cui siamo stati abituati, tra cui partire, però ricordiamoci che noi abbiamo uno strumento di controllo che si chiama Corte Costituzionale, la quale è lo strumento di controllo per eccellenza delle leggi, e cioè della rispondenza delle leggi al dettato costituzionale. Da questo punto di vista credo che l'aver fatto anche della Corte Costituzionale un organismo nel quale devono entrare per forza i politici, i rappresentanti del Parlamento, no? Sia stata una distorsione terribile fin dal 56 la Corte comincia a funzionare. E questo vale per tantissimi altri organismi, il Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera. E mentre prima l'infiltrazione era prepotentemente politica, oggi tende ad essere. Guardate come funzionano, questo poi lo dici molto meglio, piuttosto che io. Come funzionano oggi gli organismi direttivi dell'università, dove chi comanda sostanzialmente è il Consiglio d'amministrazione. Perché la riforma Gelmini che lo in cui la rappresentanza l'università è stata aziendalizzata. Conta zero. La scuola pubblica. Questo capito, questo processo non riguarda solo la nostra vita. Per cui come in tutte le aziende. Io vorrei ascoltare, sono Nardelli. Sì, adesso no, però questo dell'aziendalizzazione della scuola e dell'università in particolare è talmente vero che di fatto si è ridotto moltissimo, per esempio il ventaglio delle conoscenze e dei saperi. Stiamo tornando, come dire, a una selezione tra materie fondamentali, no? Ma tutta quella ricchezza che c'era quando abbiamo fatto l'università non c'è più per ragioni economiche. Cioè, e l'ultimissima cosa di cui bene che abbiamo tutti coscienza. C'è una progressiva privatizzazione delle fonti di finanziamento della cultura. Oggi lo Stato non interviene quasi più per niente per quello che riguarda il finanziamento della ricerca universitaria, il finanziamento della scuola, e
chiaramente non è che se ti finanzia Trump o chi sia ti finanzia perché gli hai finanziati, gli va perché ti finanzia perché devi fare delle cose, raggiungere gli obiettivi, certo. E quindi il finanziamento e la feudalizzazione economica porta conseguenze molto più gravi di quella politica, e perché il nesso intellettuale politica ha generato delle cose anche estremamente positive nella storia europea. Ho qualche dubbio che le stesse cose positive possa generare la feudalizzazione degli intellettuali della cultura e dell'economia. No? Ma soprattutto questo porta, ripeto, a non considerazione della cultura umanistica, della ricerca di base, no, pura, rispetto alla ricerca applicata, perché se i finanziamenti sono comunque privati, io non è che li demonizzo, però è chiaro che vanno in certe direzioni, insomma, non è che vanno nella direzione di una ricerca su resistenza, fondamento etico della Costituzione. Se la presenti la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, te la bocciano appena vengono il titolo, senza manco leggere. Va bene, io direi che possiamo chiudere, è stata una bella, bella.